Buonasera, buonasera amici di Vesuvio Live, benvenuti da Stefano Esposito e da Michele Massa Buonasera a alla tutti. prima puntata del nuovo format televisivo di Vesuvio Live, la prima trasmissione interamente dedicata alla squadra corallina ed al girone C della Serie C, un format fortemente voluto dalla redazione di Vesuvio Live, che è da sempre impegnata a raccontare le vicende che riguardano la città di Torre del Greco e che vuole essere non solo il contenitore delle emozioni calcistiche coralline, ma nelle prossime puntate racconterà anche le vicende sportive di tutte le squadre del territorio impegnate nelle altre discipline. Beh, Michele, non potevamo partire in modo migliore. Ieri grande vittoria della Turris in rimonta allo Stadio Liguori davanti a 2000 spettatori contro il Benevento, un 3-1 che ha fatto sognare i tifosi, un 3-1 che davvero ha entusiasmato la piazza. Però prima di partire con il commento della partita, se tu sei d'accordo, andrei a vedere già gli highlights dell'incontro. È un Benevento tutto nuovo e tutto da scoprire, quello affidato a Matteo Andreoletti che 7 anni dopo l'ultima volta ritrova la Serie C. È un derby campano quello contro la Turris del rientrante Bruno Caneo a dare il benvenuto alla formazione in maglia bianca con Capitan Ciano a guidare il reparto d'attacco, un Benevento con diverse assenze. Prima dell'inizio un minuto di silenzio per le vittime della tragedia di Brandizzo. È un Benevento che impatta la partita subito con convinzione, sfiorando con Talia il gol del vantaggio dopo meno di 3 minuti. Conclusione di poco alta con il destro da parte del centrocampista rientrato dal prestito al Potenza. Un predominio quello del Benevento che poi viene sublimato dal gol del vantaggio sul traversone di Benedetti. Colpo di testa da parte di Meccariello, palo sulla ribattuta. Pastina è il più rapido di tutti a ribadire in rete. Secondo gol con la maglia del Benevento per un altro prodotto del settore giovanile del Benevento, festeggiato da tutti i compagni. Qui mal organizzata, mal posizionata la difesa della Turris. Il palo salva Fasolino che nulla può sul tapin col sinistro di Pastina. È il minuto 14, ma la reazione della squadra di Caneo inizia a materializzarsi. Prima con questo destro che termina di poco alto da parte di Contessa. Il Benevento prova a sfruttare gli spazi in contropiede. Ancora Talia, scambio con Ciano, fermato dal super intervento di Fasolino. È una sliding door della partita perché dal possibile 0-2 si passa al gol dell'1-1 perché Kum trova il braccio di Benedetti. Calcio di rigore per il signor Pierri. Dal dischetto si presenta al minuto 30 Riccardo Maniero che con il destro non dà scampo a Paleari. È 1-1 poco prima della mezz'ora e qui inizia tutta un'altra partita. Festeggia il suo primo gol stagionale l'attaccante napoletano. Passano 120 secondi, ancora Kum pescato da Contessa, con il destro al volo trova il suo primo gol in Serie C, il classe 2002 scuola Udinese. Festa impazzita alla Liguori e poi Giannone che fa volare Paleari sfiorando addirittura il gol del Tris. Il Benevento sembra essere un pugile suonato. Inizia il secondo tempo, entra Ferrante che con il sinistro mette subito i brividi al popolo del Liguori e a tutta la Turris dentro una punta centrale per provare ad avere un po' più di presenza là davanti, ma la Turris continua a creare la traversa colpita da fermo al 57esimo da Franco. È un altro campanello d'allarme per un Benevento che dietro balla e che davanti crea solamente su calci piazzati come quello al 20esimo battuto da Ciano, deviazione quasi nella sua porta da parte di Burgio che poi festeggia per il pericolo scampato. Al 68esimo ancora dal nulla sbuca Ferrante ma spreca da buonissima posizione, fiocca nei cambi, inizia a salire anche la stanchezza. Ancora Ciano ci prova su calcio di punizione non trovando il gol del 2-2 per questione di centimetri. La Turris stravolge il tridente e all'87esimo sugli sviluppi di un calcio d'angolo Dauria riceve da Franco, disorienta di finte Talia e poi pesca il jolly con un destro fantastico a rientrare che non dà scampo a Paleari. È il gol del 3-1 che manda anticipatamente i titoli di coda e fa impazzire tutto il pubblico del Liguori
primo gol stagionale per Dauria, entrato dalla panchina e subito decisivo. Bravo sia a lasciare sul posto Talia, a resistere anche al tentativo di trattenuta del giocatore del Benevento. Finisce così con il successo per 3-1 della Turri sul Benevento nella prima giornata del girone C. Allora, grandi emozioni veramente allo stadio Liguori, grazie al nostro Giuseppe Mennella che è in regia e che salutiamo. Buonasera, buonasera a tutti. Bene, questa sera per la nostra prima puntata avremo due ospiti d'eccezione. Il primo sarà il difensore della Turris, Nicolò Cocetta, il 19enne proveniente dalle giovanili dell'Udinese. Poi avremo anche la collega Claudia Berlingeri della redazione della Gazzetta del Sud che ci introdurrà alla prossima partita della squadra di Bruno Caneo. Ma bando alle ciance, Michele, che partita è stata ieri? Possiamo dire che Turris, Stefano, che ieri Turris, sera. Che Turris. Che Turris e che risposta da Bruno Caneo, perché Bruno Caneo è arrivato qui con c'erano tanti alibi anche sulla sua, sul suo arrivo, cioè tante persone felici, ma anche chi pensava che un Caneo bis non poteva dare i successi del primo Caneo. Ieri la Turris ha dato una dimostrazione d'orgoglio, ha dato una dimostrazione che c'è, offensivamente c'è, contro tutte le critiche, contro una squadra forse troppo giovane, troppi under. Oggi, ieri la Turris ha dimostrato che può combattere con le grandi come faceva anche 2 anni fa stesso con Caneo. E soprattutto, mi viene da sottolineare, 2 anni fa, oggi Caneo 2 anni ha dato una dimostrazione clamorosa, perché 2 anni fa la Turris iniziò malissimo con Bruno Caneo. Addirittura dopo la sconfitta col Picerno in casa si voleva anche la testa dell'allenatore, c'è chi voleva già esonerarlo, invece fu bravo lì il presidente e direttore ad aspettare, perché poi la domenica il sabato dopo arriva la vittoria di Foggia, importantissima vittoria che poi ha aperto il campionato fantastico della Turris. Ma quello che ha dimostrato appunto la squadra di Bruno Caneo è che c'è da subito, questo era il grande dubbio, noi avevamo paura che forse tutti i giocatori non potevano assimilare bene gli schemi, perché comunque il gioco di Caneo è un gioco palla a terra, un gioco rapido. Avevamo giusto la certezza che uno come Daniele Franco poteva già avere gli schemi tra i piedi, invece l'hanno avuti tutti quanti. Ha dimostrato di tenere testa a una squadra più forte anche nelle difficoltà, perché Stefano, ricordiamo, la Turris era passata in svantaggio dopo mezz'ora con un gol anche abbastanza beffardo, perché il rimbalzo del palo si è trovato sui piedi di Pastina, però lì ha avuto la forza di reagire, anche perché i primi 20 minuti della Turris non sono stati entusiasmanti, c'è stata un po' di difficoltà nella trama di gioco, forse tremavano le gambe per l'esordio. Però poi l'episodio del rigore di Kum, che è riuscito a recuperare il rigore, poi dopo ha segnato con una bellissima azione da quinto a quinto, che ci ha ricordato un po' i tempi anche di Varuti e Ghislandi di 2 anni fa. Poi vabbè, Maniero al dischetto, questo anche l'anno scorso ha dimostrato che i rigori non li sbaglia uno come Riccardo Maniero. Secondo tempo fantastico, io credo che la Turris secondo tempo ha espresso un calcio bellissimo, forse anche favorita forse dai tanti spazi, non si sa, vedremo anche dalla prossima partita. Però comunque la Turris ha dimostrato che può giocarsela con tutti, ha dimostrato di avere una squadra completa, perché il fatto che la Canea abbia fatto esordire Nocerino dal primo minuto, tra un po' i dubbi di tutti, perché Nocerino è un classe 2004, giovanissimo, ha avuto qualche esperienza in Serie C, qualche poco minutaggio, però l'esordio dal primo minuto, per la prima volta è venuto ieri, è andato in crescendo, come ha detto anche il mister poi in conferenza, e si è mangiato anche un gol, però ci sta, lì quando arrivi sotto porta trema anche un po' le gambe. Poi entra, fai i cambi, metti De Felice che in attacco ha dimostrato tanto, ha lottato, ha avuto anche l'occasione per segnare, ma soprattutto Dario entra all'80esimo. Sette minuti e fa gol. Però comunque quello che mi è piaciuto anche penso un po' a tutti è stata la prestazione dei giocatori sulla fascia. Si è ritrovato un grandissimo Contessa che si era già ritrovato l'anno scorso con la fine del campionato con Fontana, ma soprattutto si è trovato un ottimo Kum. Stefano, infatti volevo chiedere un po' la prestazione, perché la partita è un po' sottotono e poi è partito. Sì, diciamo che Kum è stato lo spartiacque della partita, una partita che ha vissuto due fasi che tu hai descritto perfettamente, perché si può dire che nei primi 20 minuti il Benevento l'ha sporcata un po' la partita, l'ha messa un po' diciamo sulla confusione a centrocampo, ha trovato quel gol in maniera un po' fortunosa e la Turris sembrava quasi non riuscire a prendere in mano il pallino del gioco. Dopodiché, se c'è stata ieri una grande in campo, quella è stata la Turris, perché alla mezz'ora è arrivato il pareggio su calcio di rigore sacrosanto per fallo di mano. Riccardo Maniero, non dimentichiamo che ha più di 70 gol in Serie B, quindi un bomber che nonostante i suoi 35 anni può dare ancora tantissimo alla causa corallina. Dopo 2 minuti Kum, che evidentemente era in serata di grazia, ha realizzato il gol del 2-1 facendo esplodere le curve del Liguori. Dopodiché secondo tempo da
grandissima squadra, Benevento è sparito dal campo, la Turris ha dominato completamente nella metà campo dei Sanniti e ha trovato il 3-1 che è stata una vera e propria perla di Dauria, perché è davvero una palla che si è andata a infilare all'incrocio dei pali in una maniera magistrale. E secondo te, ti pongo più la domanda anche sugli ospiti, su Benevento, secondo te è stata troppo grande la Turris oppure c'è stato un Benevento che comunque ricordiamo ha cambiato allenatore, ha cambiato tantissimi elementi, ieri in campo giocava Carfora che era un ragazzo del 2006 che ha un ottimo futuro, gioca già in nazionale, nazionale giovanili, ma secondo te è un Benevento che forse ha voluto azzardare, mancavano comunque dei giocatori, ricordiamo che mancavano degli over, è un Benevento che ha voluto forse azzardare troppo sui giovani oppure forse si è un po' pompata anche perché il nome Benevento fa pensare subito che è una squadra che Guarda, lotti. io ti dico la verità, sono rimasto deluso dal Benevento perché comunque hai in squadra giocatori come Camillo Ciano, insomma, non lo scopriamo oggi, è stato, la sua carriera parla da sé, è una nobile decaduta, di sicuro si trova in una condizione psicologica non stabile perché si è visto nettamente in mezzo al campo che la squadra è sparita completamente, è vero anche che giocare in un clima infuocato come quello di ieri sera a Liguori non era facile, però da una pretendente, insomma, alla promozione ci si aspetta di più, ma ieri c'è stata una sola squadra in campo almeno per un'ora e sul risultato dubbi, non ce ne sono. Esatto, mi hai fatto benissimo a sottolineare l'atmosfera che c'era ieri a Liguori. Ieri c'erano quasi 2000 spettatori che si vedevano solo nelle grandi occasioni a Torre del Sì. Greco e forse anche un'altra rivincita di Bruno Caneo, perché anche il tuo parere naturalmente, è quella della me doppia mediana con i due palleggiatori, perché la Turris di 2 anni fa di Bruno Caneo aveva Franco, che era colui che gestiva il gioco, e Tascone, l'uomo che si inseriva, che si lanciava, ha sfiorato la doppia cifra nei gol. Sì. Quest'anno invece Franco, sempre nel suo ruolo, è arrivato a fianco Scaccabarozzi, che è un altro grandissimo palleggiatore, giocatore di testa più che di corsa e di gamba. Però sembra una scommessa No, vinta. è probabilmente proprio questo che ha provato a limitare il Benevento nella fase iniziale. È venuto a giocarlo un po', insomma, passami il termine, da provinciale, provando ecco, a interdire il gioco, diciamo, che avrebbe potuto produrre la mediana dei padroni di casa. Che però inevitabilmente poi ha preso possesso del campo perché ad un certo punto gli esterni hanno fatto un partitone, cioè veramente entusiasmante. Maniera ha mantenuto l'attacco praticamente da solo, ha mantenuto bassissima la linea difensiva del Benevento e ha fatto sì che anche nei momenti di difficoltà la Turris non si schiacciasse troppo nella propria metà campo. Comunque ha mantenuto sempre il baricentro alto e sapendo che prima o poi sarebbe potuto arrivare l'episodio che poi è arrivato alla mezz'ora con il calcio di rigore, ma di lì a poco qualcosa sarebbe successo, tant'è vero che è stato come un tappo che è saltato da una bottiglia, poi da quel momento in poi è stata solo Turris. Prima di passare avanti, direi giusto di toccare anche l'ultimo passaggio, cioè sulla difesa. Il grande dubbio delle squadre di Bruno Caneo è una squadra che attacca, palla con i difensori a centrocampo quando c'è possesso, squadra che prende tanti contropiedi. Ieri però la Turris sembrava ben organizzata anche dietro, nonostante l'amichevole dove si è presa tanti gol, dove c'era la paura che attaccanti come Ciano, che ha avuto un passato in Serie A, in Serie B, potessero colpire. Invece la difesa formata da Miceli, Cocetta e Burgio, quasi tutti da Frascatore, ha funzionato. Assolutamente ha funzionato e guarda, hai sottolineato una cosa giustissima perché non è mica facile fermare uno come Camillo Ciano. La difesa comunque ha mantenuto il baricentro alto, ma è evidente che i meccanismi di Caneo stanno entrando diciamo, nelle gambe e nelle menti della squadra perché a parte quell'azione del gol, insomma, un altro paio di situazioni pericolose dove il Benevento è stato pericoloso, ma davvero si sono comportati benissimo. Allora direi che ora passiamo invece alle parole di Bruno Caneo, del mister Bruno Caneo, che ha detto che ha pronunciato in Mixed Zone dopo la partita, e poi le commenteremo assieme. Va benissimo. Che bella partita, un avvio difficile, complicato, insomma un gol che poteva rischiare, insomma, di tagliare le gambe per come sta. Ovviamente poi invece una Turris che viene fuori con la forza delle idee, con lucidità, con organizzazione, con metodo, con gestione della palla e che legittima un risultato che è tanto importante quanto prezioso. No, abbiamo avuto la fiducia di non abbattersi anche perché sapevamo di incontrare una squadra importante, una squadra di prima fascia, di primo livello, con calciatori
importanti e strutturalmente forti, tecnicamente validi. Quindi, da quel punto di vista, la reazione che abbiamo avuto è confortante, perché non è facile quando incontri queste squadre di un certo spessore, dopo avere la possibilità di reagire, di far gol, di andare in vantaggio. Vuol dire che c'è uno spirito buono, uno spirito giusto. Magari tante cose sono andate per il verso giusto, però sono dell'avviso che, bene o male, le cose che devi far andare bene le devi condurre, nel senso che le devi fare. Le preparare e le devi sviluppare. E questo è il suo commento per i ragazzi, perché hanno fatto una partita incredibile. Abbiamo fatto praticamente tutto quello che dovevamo fare. Non siamo stati mai al di sotto nella mentalità, non siamo mai stati sotto neanche dal punto di vista fisico. Quindi siamo contenti. Allo stesso tempo posso dire che ci mancano 43 punti alla salvezza. Non è una battuta classica, ma è sicuramente la verità. Noi dobbiamo volare bassi, dobbiamo cercare di fare più punti possibile, dopo poi vedere a che livello siamo durante l'arco del campionato. La squadra mi dà ampie garanzie di avere una tenuta importante. Sono tutti calciatori che hanno delle qualità, ma soprattutto, come gli ho detto oggi, devono aver fame. E quando una squadra ha fame di risultati, di essere protagonisti, l'allenatore ha più facilità nel farli giocare, ha più facilità nel mettersi su una mentalità che li possa far rendere protagonisti in una partita e in un campionato. Antonio. Abbiamo visto senz'altro, lo diceva anche Raffaella, l'identità della turista di Caneo, quella che eravamo abituati. Però poi nella ripresa, magari quel passaggio al 3-5-2, anche la conferma di un Caneo meno integralista di quello che si dice o si potesse pensare, anche dando continuità al percorso che aveva interrotto 2 anni fa. Sì, Questo no. aspetto anche tattico. Sì, anche perché loro spingevano, io lo spinta l'ho dovuto un po' arginare, anche perché avevamo dato molto dal punto di vista fisico, e quindi ho dato rispetto al Benevento, ma nello stesso tempo ho dato una certezza, delle sicurezze alla squadra, però anche un'arma a doppio taglio quella, se cambi. Se dopo magari le cose non va male perché è cambiato, però c'è la qualità, la mentalità di questi ragazzi per ora mi danno grande affidabilità. Altre domande? La scelta iniziale di Nocerino e poi mi pare l'abbia ripagata, insomma, mi ha ridato la fiducia. No, ma Nocerino ha fatto 40 giorni in crescita. Man mano che passano i giorni mi dà l'impressione che fosse proprio un ragazzo che sia pronto, fosse già pronto per entrare in campo. Quindi oggi l'ha dimostrato, perché comunque non è facile entrare in un contesto del genere e dimostrare capacità fisiche e tecniche. Quindi è un'arma in più che abbiamo per il campionato. Mister, la nota migliore l'attacco. Lui sta a disposizione sia attaccanti e tutti e sei in cosa non giocato benissimo. Per esempio, la stessa macchina iniziale ha funzionato, entra l'area, da in l'area. Quanta fiducia dà la squadra sapere che ci sono 6 giocatori lì davanti che sono pronti sempre a mettere la palla in porta? Ma io l'ho detto, se non sbaglio, in un'intervista che abbiamo fatto qua, ho detto che ho sei attaccanti, sette attaccanti importanti, quindi ci possono essere alternative valide, mi danno grande fiducia, posso anche volevo cambiare tutti e tre gli attaccanti, però poi ho pensato che forse era meglio dare più equilibrio a centrocampo, dato che avevano dato tantissimo Daniele e Jacopo in mezzo al campo, quindi ho cercato di rinforzare il centrocampo per avere più forza nel difendere. Mister, a cospetto di tutte le cose belle che sono dette, forse solo sulle palle inattive si è sofferto un pochino troppo, ha ravvisato pure lei questa difficoltà. Ha sbagliato l'uscita. Al netto del gol, si aveva sempre l'impressione di andare in difficoltà su. Sì, perché loro fisicamente erano tosti, cioè, quando già hai 3-4 cacciatori possenti fisicamente con una fisicità importante, è chiaro che fai fatica. Soprattutto abbiamo sbagliato a non uscire o a non marcare sulla seconda palla.
quindi dopo ci siamo fatti infilare, ma è un errore che ci si deve lavorare, perché comunque vada, di errori se ne fanno, quindi facendoli dopo uno lavora e cerca di eliminarli. Allora, le parole di Caneo sicuramente soddisfatte, parole soddisfattissime di Bruno Caneo, che però ha alzato vari punti di domanda. Il primo, innanzitutto, lui dice: servono altri 43 punti, che sommati ai 3 di oggi abbiamo 46 e siamo comodamente salvi. Ma secondo te Caneo e la Turris si accontentano di una salvezza dopo questo inizio? Beh, io direi che sono le classiche parole da conferenze stampa, diciamo post esordi. E ci sta che lui dica questo, ci sta che spenga l'entusiasmo, insomma, fa parte del gioco. Ma io credo che anche lui ieri sera si sia reso conto che quantomeno non si porrà dei limiti. Io non credo proprio che la Turris stia pensando solamente alla salvezza. Comunque sappiamo che ai playoff si qualificano le prime 10 praticamente, quindi perché non provarci, ecco. E invece il secondo spunto, che è soprattutto da sottolineare, perché la Turris di 2 anni fa non aveva tutta questa abbondanza in avanti, aveva giusto 4 giocatori barra 5, perché Longo era il suo primo anno, ha avuto molte più difficoltà rispetto al secondo. Quest'anno la Turris conta 6 giocatori attualmente a disposizione, più Guida che sta recuperando l'infortunio. Come li hai visti questi 6 attaccanti? 5 anzi, mi posso Ma dire. guarda, io penso che abbiano dato tutti quello che si aspettava il mister e anche qualcosa in più. Maniero lo conosciamo, diciamo, non c'è bisogno di presentazioni, un attaccante d'esperienza che ha fatto una caterva di gol in tante categorie che si è presentato dal dischetto. Dovendo calciare già un rigore decisivo, quel pallone pesava sicuramente tantissimo e lui ha dimostrato grande freddezza e ha dato il là alla rimonta. Dopodiché Dauria è entrato e ha fatto un Eurogol dopo 7 minuti. Mi è piaciuto molto anche Giannone al suo ritorno in campo. Si deve riscattare. Questa sarà la stagione della sua consacrazione. Ne sono abbastanza convinto. De Felice anche mi è piaciuto, Nocerino pure, insomma, io direi che il bilancio è più che soddisfacente e soprattutto le sue parole sono in linea poi con il modulo del suo gioco, cioè lui vuole giocatori sempre pronti comunque a darsi per la causa corallina e penso che troveranno tutti spazio. Faccio giusto un'ultima domanda, più un'ultima battuta, ma secondo te quanto se la sta godendo ora Caneo? Grande vittoria, di nuovo gli occhi sulla sua squadra, come quella di 2 anni fa. Ma sai, nel calcio la felicità è fugace. Io sono convinto che il mister già starà pensando alla prossima partita che è complicatissima. Anzi, ricordiamo che tra un po' avremo la collega Claudia Berlingeri della Gazzetta del Sud che ci introdurrà il Crotone che ha vinto una grandissima partita a Massimino davanti a 20.000 tifosi catanesi. Se la sarà goduta ieri sera, ma oggi già starà pensando alla prossima. Perfetto, allora mentre chiedo alla regia già di collegarsi con il nostro ospite, Stefano, cosa hai da dire ai tifosi che ci stanno ascoltando in questo momento? Io ho da dire, scriveteci, fateci sapere che cosa avete vissuto ieri, le vostre domande, le vostre considerazioni, insomma, alcune le vogliamo leggere insieme. È una giornata di festa, abbiamo iniziato alla grande con una grande vittoria. Ecco il Abbiamo il nostro sole. nostro super Ciao ospite. Nicolò, buonasera. Ciao Niccolò Cocetta, nato il 19 dicembre del 2003, 19 anni, mezz'ora in Serie A contro la Juventus, insomma sei un predestinato Niccolò, che sensazione hai vissuto ieri sera? Ecco, tu sei da un mese qui a Torre del Greco, già hai iniziato ad ambientarti. Sì, dai, adesso ho trovato casa, quindi con calma mi sto ambientando, i ragazzi mi aiutano, mi danno dei consigli e quindi bene.
Nicolò, chi sono i due ragazzi con te in questa esperienza in casa? Io sono con Pavone, Burgio e Ah, quindi una casa tutti giovani, tutti under. Com'è stato questo esordio in Serie C? Te lo aspettavi così tosto? Comunque ieri hai dovuto marcare Ciano, Ferrante, comunque hai avuto tanto da fare ieri. Intanto ti dico che già ti stanno riempiendo di complimenti dalla chat perché davvero ieri, ti parlo da giornalista, ieri hai fatto un grandissimo esordio. C'erano molti dubbi sulla difesa di Bruno Canè perché sapete anche voi che il mister gioca tutto all'attacco. Anche quando si ha palla al piede, i difensori devono entrare nel vivo, chi si inserisce. Ieri comunque avete dato una prestazione favolosa, a mio avviso, ma soprattutto una solidità che non si vedeva da parecchio. Nicolò, ti volevo chiedere, dopo la prima mezz'ora difficile, diciamo, siete rimasti in partita nonostante, il gol dello 0-1, avete fatto una grande rimonta già nel primo tempo, però cosa vi siete detti nello spogliatoio perché siete entrati in campo dominando completamente, nella metà campo avversaria senza dare mai, l'idea che la partita potesse tornare, ecco, in parità. Qual è stato il segreto di quella ripresa? Il segreto è nulla, cioè abbiamo parlato tutti con i ragazzi e ci siamo aiutati, bisogna tirare sulle maniche e non mollare. Bravi, Ci siamo bravi. entrati con grinta. Nicola, come ti stai trovando a Torre del Greco dopo questo primo mese? Come ti è parsa la città? No, è carina, è carina. Io sono abituato in un paese piccolo, Udine, è tutto diverso, ecco. E invece, quali sono state le grandi differenze? Tu che comunque gira tutto il settore giovanile dell'Udinese, quindi un grandissimo settore giovanile, quali sono le differenze in campo dalla primavera alla tostissima Serie C secondo te? Dov'è che hai trovato forse, detto lì, non ho mai visto una situazione del genere? Diciamo che il campionato primavera si gioca tanto più in qualità e non troppo fisicamente. Qui c'è tanta intensità e fisico, tanto fisico. Questo è quello che cambia. Nicolò, chi è il compagno di squadra che in questo primo mese più ti ha impressionato in positivo? Maniero. Ebbè, direi che i suoi oltre 70 gol in Serie B parlano. Senti, io ho una curiosità perché non posso non chiederti qualcosa riguardo il 4 giugno di quest'anno, dove immagino la tua vita sia cambiata irrimediabilmente per sempre con quella mezz'ora contro la Juventus. Come è andata quella giornata? Te l'aspettavi di esordire soprattutto? E quando sei entrato in campo, che cosa hai provato? Diciamo che quel giorno lì è stato fantastico, perché ho esordito davanti tutta la mia gente, tutti i miei paesani proprio, Ma tu dopo 15 anni che lo sapevi lì già? fare. No, non lo sapevo, io ero lì fino al primo tempo e il mister mi fa: guarda, devi scaldati 10 minuti che entri. Io lì mi sono iniziato a agitare, scaldato velocissimo, non capivo più nulla. Comunque Poi mi sono rientrato. hai marcato giocatori abbastanza grossi, diciamo un esordio non facile, non sicuramente la squadra più semplice. Beccato proprio la Juventus, squadra. Vabbè, è un giorno benaugurante che porterai sempre con te. Tu che sei stato capitano della primavera, hai giocato anche nell'Under 17 nell'Italia, giusto? No, questo no.
Ah, ok. No, avevo letto, diciamo, nel tuo curriculum che c'era questo dettaglio dell'anno Ah. 2017, che ci avevi 8 presenze, evidentemente hanno segnato. Ah, cambiato. Perdonami, perdonami. Nicolò, Ah, magari. ti faccio giusto un altro paio di domande, poi naturalmente ti lasciamo andare e ti ringraziamo di nuovo per essere stato qui. Più una domanda che arriva dalla chat, ti chiedono la sensazione quando hai visto il Liguori così pieno, soprattutto all'inizio partita quando c'è stato un clima incandescente. Quando sono entrato all'entrata della partita sono impressionato molto di questo dallo stadio. Tifosi veramente calorosi, veramente. Invece guardando, allora noi l'anno scorso abbiamo notato molto una difficoltà all'interno dello spogliatoio, cosa che comunque durante il ritiro di quest'anno, durante le prime partite, è sembrato uno spogliatoio totalmente nuovo. Tra di voi come vi state trovando? Perché comunque siete un gruppo molto giovane, con alcuni grossi come Maniero, Franco, però prevalentemente siete tutti ragazzi. Sì, siamo tutti giovani, quasi tutti, ci stiamo tutti trovando bene, tutti bravi, gentili, ci aiutiamo, più ci aiutiamo meglio in campo. Ti faccio l'ultima domanda a proposito di spogliatoio. Chi è il mattatore all'interno di quello spogliatoio? Cioè, non ho capito. Chi è diciamo, il simbolo di quello spogliatoio? Chi è il più esuberante, il più che fa un gruppo? C'è qualcuno in particolare? Allora, il nome non lo so, però tutti si ride, si scherza, si parla. Non so il nome. Dove vuole arrivare questa Turris, Nicolò? Io spero più in alto possibile. Non vi ponete limiti? No. Ok, quindi diciamo che la salvezza è solamente uno specchietto per le allodole, ma in realtà la squadra c'è, la squadra è Esatto. forte, si vede e si lotterà per almeno per le prime 10 posizioni, dai. Esatto. Ultima domanda, Nicolò, il tuo obiettivo di quest'anno invece a livello personale? Il mio obiettivo di quest'anno, spero di fare tante partite fatte bene per farmi vedere nel mondo dei grandi. Perfetto, Nicolò, ti auguriamo il meglio, in bocca al lupo per tutto, in bocca al lupo per la stagione, speriamo in una grande Grazie Turris, ti ringraziamo ancora e ti auguriamo una buona serata. mille. Grazie mille di tutto, buona Ciao serata. Nicolò. Ciao. Ciao, ciao, grazie. A te. Che carica questo ragazzo. Guarda, un bravissimo ragazzo, una giovane promessa del calcio. Mi dispiace, diciamo, sono stato ingannato dal noto sito Transfermarkt. Guarda, sono andato a ricontrollare proprio apposta per verificare. Under 17, 8 presenze. Mi hanno voluto beffare, però a parte questo, se le qualità sono quelle che abbiamo cominciato ad intravedere ieri, io credo che lui non avrà difficoltà a fare un'ottima carriera. Ricordiamo 19 anni, stiamo parlando di un ragazzo nato il 19 dicembre del 2003, che già ha esordito in Serie A, che sta facendo una esperienza fondamentale per la sua carriera adesso a Torre del Greco, quindi oltre ad augurargli il meglio, siamo convinti che la farà questa carriera. Perfetto, naturalmente ringraziamo l'addetto stampa Bruno Galvani che ci ha concesso Nicolò Pocetta questa sera dell'ottimo lavoro che ha iniziato a svolgere già dalla metà dell'anno scorso e che sta continuando egregiamente quest'anno. Apriamo un altro, diciamo, capitolo, Sì. mentre chiediamo alla regia di preparare anche già la clip, il caso Sì, Frascatore. È stato un caso. diciamo è stato un po' ogni squadra ha la sua telenovela estiva, Esatto. no? Diciamo così, e Frascatore è stata la telenovela della Turris tra tante voci mai confermate, qualche illazione di troppo, insomma, alla fine il calciatore è rimasto ben volentieri qui a Torre del Greco, ieri ha anche esordito. 20 minuti giocati a buon livello, insomma, penso che abbia dato sul campo le risposte che la città voleva. Partiamo con la clip? Partiamo con la clip. Partiamo con la clip. È solo questione di tempo.
che punto è il recupero mentale del No, calcio? già dentro, solamente che era un mese così che faceva allenamenti sotto tono e quindi non mi sembrava giusto metterlo dall'inizio, anche perché poi ci sono delle dinamiche in squadra che non... di meritocrazia e quindi non mi sembrava Caspita, andarti giusto. con quattro Però lui anzi. oggi è entrato, ha dimostrato che di nuovo con noi, ha dimostrato che ci può dare una grossa mano, quindi noi la prossima settimana è il 110%, quindi dopo, le scelte sono mie. Il caso Frascatore è stato forse il problema di questo caso è stata la tanta disinformazione. Disinformazione generale. Perché? Perché c'è stato un... Partiamo da una questione che la Turist non ha mai messo in vendita Frascatore, Paolo Frascatore. Bruno Caneo tuttora lo vede come uno dei capisaldi della squadra, della difesa. Naturalmente, la risposta arriva in quella famosa conferenza di Bruno Caneo dopo l'amichevole con Gladiator, dove lui afferma: il giocatore sta bene, il problema è quando un procuratore ti porta in una casa, poi ti porta in un'altra ancora. Naturalmente, prima o poi ti si interessa a te. E in questo caso è arrivato l'interesse, diciamo molto tra parentesi, del Cesena. E qui è iniziata la tanta... Ognuno voleva dire la sua, ognuno ha raccontato la sua. La verità che ci ha anche confermato la società, partendo dal direttore, eccetera, che Frascatore non è mai stato messo in vendita. Il giocatore è sempre stato felice di rimanere qui. La Turris non ha chiuso alle trattative. La Turris ha fatto una semplice constatazione. Il giocatore è un altro anno sotto contratto con noi, quindi se lo vogliono devono pagarlo. Questo è il suo cartellino, un centesimo in meno la riofferta nemmeno la guardiamo. Come giusto che sia, la Turris è stata criticata che svendeva i propri calciatori, questa volta è stata forte, ma davvero forte. E da lì è iniziato un po' il fuggi-fuggi di notizie che la maggior parte erano false. Da Cesena si dava per fatta, da Cesena si dava così, si dava colì. Frascatore sta arrivando, ha preso l'aereo, ha preso il treno, sta arrivando. In verità, la verità, che ci ha anche confermato il direttore Primicile, è che non è mai arrivata nessuna vera offerta dal Cesena. Vi spiego meglio. Il Cesena ha chiamato, ha telefonato, ha cercato di contattare la società corallina. Il direttore, i responsabili del calciomercato hanno ben risposto e hanno spiegato la situazione perché il Cesena aveva chiesto delle informazioni al calciatore, alla società, scusatemi. Quindi il direttore, il responsabile comunque del calciomercato, ha ben detto: Paolo Frascatore non è in vendita, se lo volete dovete offrire quanto è il suo cartellino. Allora il Cesena ha iniziato a prendere tempo, è arrivata, la Turista ha dato un periodo di scadenza che era l'amichevole, la famosa mattina dopo l'amichevole col Montecalcio, poi ha dato un altro giorno e ha dato un altro giorno ancora. Perché? Perché dall'altra parte da Cesena arrivavano delle notizie che il calciatore voleva andarsene, notizie abbastanza infondate. E continuava ad aspettare, anche perché il Cesena contemporaneamente ha fatto varie cessioni, ha fatto varie vendite, ha comprato dei difensori. E teneva lì stand-by la situazione Frascatore, non si sa se voleva aspettare l'ultimo giorno per poi prenderlo a meno, ma comunque la Turist non l'ha mai tenuto in questo frangente, non l'ha mai tenuto in vendita, non, per Caneo è indispensabile come calciatore, come giusto che sia, perché è un braccetto delle sue potenzialità, che può giocare da quinto a centrocampo quando si vuole schierare un po' più difensivi, da terzo in difesa, lo fa perfettamente, Caneo l'ha spiegato tante volte. Poi c'è stata la sfortuna, che il fatto semplicemente che Frascatore è stato ammalato per una settimana e mezza e da lì sono partite ancora altre voci. Frascatore vuole andarsene, Frascatore lo vuole andare a Cesena, Frascatore sta fingendo una malattia. Frascatore è stato sfortunatamente vittima di alcuni sintomi influenzali che hanno dovuto tenere fuori e stessa cosa la conferma anche Caneo, perché Caneo ieri non ha messo titolare, ma non perché vede Burgio ci sarà anche. Ma semplicemente perché Frascatore non è ancora in condizione. Frascatore ha fatto ottimamente il ritiro con la Turris, però poi col fatto dell'influenza si è saltato tre amichevoli che sono state fondamentali per mettere i minuti delle gambe. E quindi questo è stato forse il fuggi, che ha creato il fuggi-fuggi di notizie, che poi ha creato anche un po' di malumori tra la tifoseria, anche un po' di frecciate verso il calciatore, perché comunque uscivano notizie da Cesena che era data fatta, era così, mentre il calciatore era semplicemente ammalato. E qui proprio con Stefano voglio commentare. Stefano, queste situazioni le vediamo sempre di più con questi procuratori, con queste. Ma secondo te,
quanto si può tirare avanti così? Guarda, per fortuna è finito il calciomercato perché veramente non se ne poteva più. Purtroppo oramai nel calcio di oggi con i procuratori che non solo fanno il loro lavoro ma iniziano anche diciamo, a muovere i fili delle informazioni che si passano attraverso le testate giornalistiche, voci, illazioni, smentite, controsmentite, insomma. Purtroppo anche questo fa parte del gioco, ma poi il calcio per fortuna non è bugiardo. Il campo parla, il campo dice che adesso Frascatore indossa la maglia della Turris, tutto il resto, insomma, conta veramente poco. Infatti ieri, anche se ha giocato 20 minuti, comunque 20 minuti di grande intensità. 20 minuti di grande intensità, 20 minuti che ha messo nelle gambe e che sicuramente lo aiuteranno ad entrare sempre più velocemente in forma per partire titolare. Quindi lo aspettiamo dal primo minuto e sono convinto, insomma, che già dalla prossima potrebbe avere molto più spazio. E come ha detto anche Caneo, il giocatore mentalmente c'è. Detto questo, prima di passare al capitolo successivo della prossima giornata della partita col Crotone, col collegamento della nostra giornalista inviata da lì, passiamo a un argomento un pochino più spigoloso, però fuori dal campo. E diciamo quello è appunto fuori dal campo, si fa per dire, perché A ridosso del il tema è lo campo. stadio. Allora, c'è una situazione in atto su Liguori, c'è attualmente, le parole di Mennella sono molto confortanti perché comunque il sindaco ha dato piena disponibilità alla Turris. Non si vedeva da tanto un sindaco così attaccato alle questioni della Turris, a discapito dei precedenti, però non parliamo male dei precedenti, perché comunque anche Palumba ha aiutato il presidente prima di Serie C, ognuno ha dato la sua, però sembra un'ottima, diciamo, alleanza quella tra il sindaco Mennella e il presidente Colantonio. Il primo intervento è la famosa curva Vesuvio, che da quando la Turris è in Serie C sappiamo ospita il gruppo ultra dei Corallini, lasciando un grandissimo settore distinto ai tifosi ospiti, che però questi settori distinti non vengono, a mio avviso, sfruttati completamente, perché comunque ci sono spesso limitazioni, comunque è un settore grande, è difficile da riempire, salvo qualche derby. Mi ricordo giusto una partita con l'Avellino, giusto proprio l'anno di Caneo, quando c'è stato il Foggia quest'anno, anche negli altri anni. La questione della curva Vesuvio è molto più spigolosa, perché Mennella, con l'ultimo comunicato, ha parlato comunque di un ampliamento che fa ben sperare, fa sicuramente ben sperare, però Stefano, i tempi sono ancora lunghi, perché comunque parliamo di un bando, parliamo comunque di dover fare dei lavori. La speranza è che i lavori iniziano per l'estate prossima e sperare che si chiudano prima che inizia la prossima stagione, per far sì di non trovarsi in Liguria come un cantiere aperto. Sì, ovviamente quando si parla di burocrazia i tempi inevitabilmente si allungano. Certo, oggi allo stato attuale è un po' un paradosso vedere i distinti così grandi, diciamo, dedicati alla tifoseria ospite e un settore comunque così ridotto, così striminzito per la tifoseria organizzata per il cuore, ecco, del pulsante del tifo corallino. Ci auguriamo che la situazione si risolva al più presto, perché lo stadio Liguori necessita, diciamo, inevitabilmente di una curva più ampia, necessita di ridistribuire i propri tifosi nella maniera migliore e più consona, e probabilmente, come detto giustamente tu, anche di restringere un po' il campo dei tifosi ospiti, ma non per cattiveria, diciamo, nei confronti delle altre tifoserie, ma perché effettivamente c'è una sproporzione evidente che poi, tra l'altro, anche come colpo d'occhio non è neanche piacevole a vedere, perché magari quei posti potrebbero essere occupati soprattutto nelle grandi occasioni dalla tifoseria corallina, invece poi vengono sperperati e sprecati, lasciando delle macchie, ecco, di spalti incompiuti, diciamo, ecco. Quindi auguriamoci che si parta velocemente e che i tifosi possano avere la loro curva Vesuvio. Perfetto, mentre invito la regia già a collegarsi con Claudia Berlingeri della Gazzetta del Sud inviata da Crotone, faccio giusto un appunto, perché comunque la domanda è: lo stadio nuovo? Lo stadio nuovo, si aspettano questi famosi fondi PNRR specifici solo per le attività sportive, quindi non possono essere utilizzati per altro, quindi in un modo o nell'altro quei soldi serviranno per la costruzione dello stadio.
Dal comunicato di Mennella però già si è visto qualche piccolo problemino sul terreno di Viale Europa, perché si è visto un dislivello che bisogna prima aggiustare, prima di costruire, perché comunque la Turris facendo lo stadio Viale Europa si assicura uno stadio che deve durare per tantissimissimo, Certo. come è durato anche in Liguri. Naturalmente l'idea è di aggiustare al massimo lo stadio Liguori, perché comunque soprattutto ora che quest'anno la Serie C è passata a Sky, quindi un cliente, ancora più clienti, ancora più A visualizzazioni, maggior ragione, insomma. quindi indubbiamente serve anche un colpo d'occhio. Sì. Stefano, poi abbiamo visto anche ieri, comunque ieri lo stadio non si vedeva così da tanto. Sì, no, è stato splendido vedere i colori della Turris, insomma, sventolare per tutti i 90 minuti oltre. È stato davvero un colpo d'occhio degno dell'esordio e della prestazione che ha fatto la squadra di Caneo, insomma, quindi davvero grande partecipazione. Intanto salutiamo e diamo il benvenuto alla collega Claudia Berlingeri della Gazzetta del Sud. Ciao Claudia. Buonasera, buonasera a voi. Bene, Claudia, allora tu sei la corrispondente per il Crotone. Ieri il Crotone ha vissuto un grandissimo esordio emozionante, immagino, a Catania. Che raccontaci qualcosa, dai. Sì, diciamo che venerdì sera, sono 45 al Massimino, in un'atmosfera impressionante, perché davanti a 20.000 persone. Il Crotone è riuscito a portare a casa questi 3 punti, questa vittoria davvero importante, perché poi per come è arrivata, diciamo che il tempo ha sofferto, soprattutto anche tanto le incursioni offensive del Catania, che comunque fa le cabinate alla capocannoniere, per cui Catania, Benevento, il Crotone stesso, Avellino, sono diciamo quelle più nominate, diciamo. Poi il campo sta disegnando, perché all'inizio è stato diverso che ha più spettacolo. Ma ecco, durante il Crotone ha aspettato il primo tempo, perché Catania è una squadra chiaramente che è stata costruita bene, con calciatori noi che sono benissimi, ma anche in difesa curato, i giocatori di categoria anche superiore. E quindi nel primo tempo ha sofferto il partito con un 4-2-3-1, poi Zauli, vedete che la squadra soffriva tanto, soprattutto con le fasce, ha indietreggiato Vanitelli e ha cambiato in una coppia di 4-4-2. E diciamo che il primo tempo si è fatto vedere solo davanti con Vanitelli. Poi nella ripresa, complice anche il fine del supermercato, quindi ha detto che per il genere rimane sarebbe rimasto a Crotone, per questo ha fatto bene l'entrata e ha cambiato radicalmente la partita, perché è un grande calciatore, ha fatto una pennellata per Leo sulla destra, che ha passato a Guzzi, cross verso Tribuzzi, che ha insaccato in rete, quindi potete Il immaginare delirio, il come si è delirio. messo Esatto. E poi insomma diciamo che il Crotone rispetto all'anno scorso ha contenuto molto bene, ha dimostrato una solidità difensiva che onestamente non ci aspettavamo, diciamo che è ancora la prima, quindi il campionato è ancora lungo, però avendo cambiato tanto, perché sono andati via Pomo, Golemic, che erano due perni della difesa rosso-blu, non si aspettava questa solidità. Invece ieri la squadra, ieri venerdì, la squadra ha dimostrato davvero grande compattezza, solidità e grande spirito di sacrificio, e quindi è riuscita a portare a casa questo risultato davvero importante. Ecco, diciamo che un risultato del genere, per certi versi anche inaspettato, comunque, davanti a 20.000 persone contro una grande, del calcio del sud come il Catania, ha sicuramente, dato linfa alle ambizioni del Crotone. Ecco, qual è il clima che si respira in città? Che cosa si pensa possa fare in questo campionato, la squadra di Crotone? Chiaramente la speranza è quella di ritornare in B. Poi dopo
la grande delusione dell'anno scorso, abbiamo visto che nonostante gli 80 punti non è riuscito né direttamente né attraverso il Leo, perché poi è uscito subito con il Foggia, per cui si sta con i piedi ben saldi per terra, perché si conosce ormai questo campionato, che è ben diverso da 20 anni fa, l'ultima volta che ha disputato il Crotone, per cui sicuramente si è visto che lo spirito di squadra, come è stato l'anno scorso il Foggia, ma anche il Lecco stesso, il Lecco era tra le sfavorite al sì. playoff, sì. invece l'ha è visto una... e anche è stata una grande sorpresa, sì, la promozione del Lecco, sì. Esatto, quindi diciamo che l'anno scorso il Crotone ha speso tanto, perché il presidente ha speso 7 milioni e mezzo per costruire la squadra, quest'anno si è ridimensionato, però evidentemente si è creato un bel gruppo, almeno durante il ritiro si è visto questo gruppo che insomma si amalgamava, anche se molti sono arrivati nell'ultimo giorno, ad esempio il ritorno di Andrea Del Rico, per cui è ancora diciamo un Crotone che ancora deve rodare, considerate che anche col Catania mancava il portiere titolare, che era Vini, che era squalificato, per cui da domenica con la Turris ci sarà lui in porta e non dal serio col Catania, che tra l'altro è stato anche fortunato, perché il Catania ha preso due palle, una traversa, la palla non vuole entrare, quindi ci sta anche quel pizzico di fortuna che non costa mai. Immagino. Claudio, invece in una prima giornata ammazza big, potremmo dire, il Benevento è caduto, l'Avellino è caduto, secondo te quali sono quest'anno le grandi sfidanti del Crotone per la promozione diretta? L'anno scorso c'era un Catanzaro imbattibile che con un 9-11 sta al primo posto anche in Serie B in questo momento, quindi per farti capire il livello, quest'anno secondo te chi può dare filo di torcere ai rossoblù? È davvero difficile, perché poi l'anno scorso anche squadre, ripeto, come il Foggia, il Lecco, tutti gli aspetti di proprio potessero arrivare a livelli anche tutti per il Lione, stata la sorpresa dello scorso campionato, il Potenza, cioè sono tutte squadre costruite davvero bene, e col fatto che i playoff sono allargati ai 15 posti, comunque tutti se la vogliono giocare. Io ho visto la Turris col Benevento di Sugli Light rimontare e vincere per 3-1 contro il Benevento, beh, è tanta roba, perché vuol dire che c'è una squadra compatta anche a livello mentale, che c'è, quindi poi è guidata da un mister come Canero, che è un grande esperto della categoria, per cui la Turris ma fuori di Taranto e chiaramente siamo alla prima giornata, quindi ancora presto. Certo, sì. Però sicuramente sono squadre rognose, che con la compattezza del gruppo è guidato da un allenatore esperto. Poi avete giocatori come Maniero, lo stesso Mascatore, cioè sono giocatori che possono portare a trascinare i giovani di prospettiva in un campionato molto molto interessante. Quindi secondo me sono diverse le squadre che possono essere rognose. E secondo te che Crotone ci dobbiamo aspettare domenica sera? Sicuramente la stagione scorsa la Turris a Crotone è riuscita a prendere un punto vitale che poi ha rilanciato la squadra alla salvezza, però lì dobbiamo dire che era un Crotone anche un po' sfiduciato, perché comunque davanti c'era un Catanzaro imbattibile che non si fermava mai, quindi anche fare una corsa contro quella squadra era quasi impossibile. Quest'anno invece che cosa dobbiamo aspettarci? Da che partita secondo te sarà? Per quello che ho visto anche in Turris Benevento, mi aspetto sicuramente una bella partita, aperta sia da una parte che dall'altra, davvero me l'aspetto bella, perché l'anno scorso tante partite all'uscita almeno sono state, ve lo dico con sincerità, brutte, perché venivano, mancava solo il pullman che metteva anche la difesa, le squadre avversarie, poi davvero insomma erano partite brutte da sbloccare, ma soprattutto per lo spettacolo. Ecco, secondo me quando si
si può vincere, si può perdere, si può pareggiare, però secondo me dello spettacolo anche far vedere i propri dettagli tattici, mettere in mostra questi giovani ragazzi che davvero ne ho visti tanti di prospettiva sia l'anno scorso che quest'anno. Quindi sicuramente mi aspetto una bella partita. Il Crotone penso che sarà diverso da quello visto a Catania, perché ripeto, la formazione sicuramente cambierà, perché già dalla porta ci sarà il Tardini, poi ancora devono riprendere, quindi vediamo in questa settimana chi si allenerà, se ci sono problemi, non per scommettare perché ho un problema alla caviglia, quindi ancora loro prenderanno domani pomeriggio di competizione. Ecco, ancora, ma ti voglio fare. Per come è stata la prima giornata. Ti voglio fare una domanda dal punto di vista ambientale. Ecco, tu hai parlato di ridimensionamento della squadra, la cocente delusione della stagione passata, però questa vittoria al Massimino all'esordio ha riacceso sicuramente l'entusiasmo in città. Che Ezio Scida si deve aspettare la Turris domenica sera? L'anno scorso ancora siamo lontani. Come dicevi bene tu, la delusione è cosa della passata stagione, poi non è solo la passata stagione, 3 anni fa questa squadra era in Serie A. Certo. Capite bene che la retrocessione, certo, dalla A alla B ci stava, certo, quella dalla B alla C è stata completamente inaspettata quanto dolorosa, per cui ripartire dalla C si aspettava un immediato ritorno in Serie B, che non c'è stato, non per demolire la squadra, perché con 80 punti sono tanti, davvero tanti, però sì, hai avuto la sfortuna di trovare un calendario che erano 17 anni che ci provava, e quindi chiaramente ha ammazzato alla grande il campionato. Poi tra questi playoff non sei stato capace di vincere, quindi sei stato penalizzato. Quindi io mi aspetto che questa vittoria davvero possa aver galvanizzato di nuovo l'ambiente, perché poi come in tutte le piazze, no? Passano 2-3 risultati positivi e si accende la passione per la storia della propria città. Al, certo, contrario, 2-3 risultati negativi e poi insomma la delusione, l'abbattimento è facile. È chiaro che adesso il processo per riaccendere la fiammella è diciamo un po' più arduo, però inevitabilmente i risultati poi insomma aiuteranno la piazza che è così legata alla squadra a tornare a seguirla. I risultati e anche le prestazioni, perché comunque l'anno scorso, nonostante all'andata si diceva con l'Erda, c'erano tante critiche per come si diceva, poi invece insomma sappiamo tutti com'è andata, per cui insomma quest'anno si è deciso di ripuntare su Mister Paoli, che è un ottimo allenatore, un'ottima persona, un ottimo comunicatore, quindi spero davvero, perché secondo me la differenza è lo spogliatoio. Certo. Se si riesce a fare una corsa in più per aiutare il compagno in difficoltà, sicuramente si riesce a venire fuori dai momenti difficili che in una partita ci stanno. Cioè io non vedo differenze tra Crotone, Turris, Cerignola, in campo si scende 11 contro 11, la differenza è la voglia c'era, la voglia di arrivare, certo, al risultato, i dettagli lo devi dimostrare con la forza, con la voglia, veramente bisogna davvero essere compatti, poi chiaramente la qualità fa la differenza, però la qualità senza quantità, abbiamo visto l'anno scorso, che non ti fa arrivare all'obiettivo finale. Certo. Claudio, ti faccio l'ultima domanda prima di lasciarti andare, un parere personale, perché il Crotone, come tante big, anche ieri il Benevento, abbiamo visto, ha fatto quasi un cambio generazionale, tanti over che vanno via, per esempio su tutti Chiricose è andato quest'estate,
Carbò, sono arrivati tanti giovani, perché comunque il Crotone visto a Catania era comunque composto da tanti ragazzi giovani, eccetera. Ti piace personalmente una squadra così? Adesso che Baglio aveva avuto già nella Juventus Next Gen, ma mi piace anche per esempio Butai, che comunque non è un ragazzino. Penso che almeno la situazione migliore possa essere un giusto mix di gente esperta alla quale andare a fiammare dei giovani di qualità che possono prendere coraggio da chi ha più esperienza per esprimere le proprie caratteristiche, perché poi il campionato di Serie C, soprattutto nel girone nostro, nel girone C, è davvero tosto, con piazze calorose, non solo a livello climatico, ma a livello, diciamo, di campo, si fanno sentire, quindi sono piazze che sentono tanto il calcio, sentono tanto la partita, per cui anche i giovani, se non hanno questa guida d'esperienza, possono sentire tanto la partita, per cui ci sono i pro e i contro come in tutte le situazioni. Perfetto, Claudia, io ti ringrazio ancora per la disponibilità. In bocca al lupo per domenica, in bocca al lupo anche per il Crotone per il resto della stagione. Speriamo di risentirci per il ritorno. Grazie mille per l'invito e non so se venite domenica, ma se venite fatemi sapere che vi faccio fare un giro in città. Buonasera Assolutamente, grazie. Claudio. Ciao Claudia, buonasera. A Buona serata. te. Perfetto. Allora, un Crotone bello agguerrito, quello che dobbiamo vedere domenica. Sì, un Crotone bello agguerrito, effettivamente uno a volte magari dimentica che quella squadra solo pochissimi anni fa era in Serie A, quindi immaginiamo a livello ambientale, ecco, mettendosi dalla parte del tifoso, come possa essere stato difficile quella doppia caduta in Serie C e poi il mancato salto, ecco, la stagione passata, quella cocente eliminazione, insomma, probabilmente anche non meritata del tutto. Una piazza che inevitabilmente si deve riaffezionare alla propria squadra, che immaginiamo già stia iniziando, ecco, a farlo dopo la vittoria di Catania. Speriamo che ci sia una frenata domenica prossima. Perfetto, mentre invito la regia a preparare le grafiche comunque prima dei risultati e poi della classifica, leggiamo due commenti. Assolutamente. C'è chi diciamo, si è goduto questa vittoria di ieri, c'è chi tira in alto gli obiettivi, dice che chi Serie B, diciamo. Vabbè, dai, comunque, come diceva la collega, in campo si va 11 contro 11. Il campionato è di sicuro molto equilibrato e ci saranno tante sorprese, io ne sono convinto, perché davvero il livello, il gap tra le big e le squadre, diciamo, di metà classifica si sta riducendo sempre di più, l'abbiamo visto inevitabilmente in prima persona ieri sera, quindi perché no? Sognare non costa nulla. C'è invece chi dà qualche soluzione per il campo, vabbè, diciamo che se ne sono lette di tutte sul campo in questi anni. Sì. C'è chi invoca il ritorno della Caneolandia, la famosa Caneolandia che tanto ha fatto innamorare i tifosi della Turris. C'è chi invece si è di nuovo divertito, guarda, perché quello che ha colpito è il fatto che i tifosi si sono di nuovo divertiti a guardare la Sì, è Turris. vero, ho avuto anche io questa sensazione uscendo ieri sera dal Liguori. C'erano persone soddisfatte, contente di aver vissuto finalmente uno spettacolo entusiasmante sotto tutti i punti di vista, sotto tutti gli aspetti. Davvero lo stadio ieri ha vissuto una grande serata e anche l'abbraccio virtuale dei calciatori ai settori dello stadio a fine partita con i classici olé di celebrazione, insomma, ha suggellato la grande vittoria di ieri sera. Ragazzi, quando volete abbiamo le grafiche pronte. Andiamo allora. Quindi, Abbiamo i risultati. andiamo con i risultati della prima giornata, li commenteremo. Naturalmente Catania-Crotone è stato l'anticipo con la grande vittoria del Crotone, ben difesa dopo il gol, l'assalto finale del Catania non è servito a nulla, il Crotone porta i 3 punti. Il
Primo derby campano, Giuliano Sorrento, 1-0 per il Giuliano. Sorrento, e tra l'altro affronteremo alla terza giornata. Esatto. Cerignola Messina 2-2 col Messina che ha recuperato alla fine. Nel finale c'è stata anche l'espulsione dell'ex Turris Lonetti. La grande delusione. Grande sorpresa, questo risultato non se l'aspettava nessuno. La grande delusione Avellino Latina 0-2. Perché grande delusione? Perché quest'anno, anche quest'anno, soprattutto quest'anno Avellino, quest'anno ha creato una grandissima squadra, una squadra con tantissimi giocatori. L'anno scorso giocavano in Serie B, quindi non c'è colpa per chi è in campo. 6.000 i tifosi, ieri spettatori, quasi 5.000 abbonati, una grandissima atmosfera. Latina però ha fatto il colpo combo, due azioni, due gol. Arriva il Latina, due azioni, due gol. Monterosi Juve Stabia 1-3, col Monterosi che quest'anno è da ben capire le sue intenzioni su questa stagione, perché è una delle, anche dei bookmakers, quotata come una delle favorite alla retrocessione. Potenza Brindisi 2-1, quindi la neopromossa Brindisi cade a Potenza, una difficile Potenza. Taranto Foggia, forse anche questa è un'altra sorpresa, perché comunque il Foggia ha pagato forse un'idea, secondo te, troppo scellerata di voler aspettare fino a fine luglio per una Serie B che comunque si vedeva complicata. Tra l'altro episodio di cronaca, si è incendiata parte della curva dello stadio del Taranto, sì, per certo. Fortuna non si sono registrati feriti. Poi c'è naturalmente Turris Benevento, la Caneolandia, come dicono i nostri spettatori, 3-1 contro il Benevento. Francavilla Picerno 0-1, il Picerno fa un bel colpo a Francavilla. E poi il recupero, cioè il recupero, il Casestana giustamente è stata ripescata per ultima. Ripescata pochi giorni fa, quindi inevitabilmente. Si aspetterà il 27-09, il Monopoli con gli ex Turris Sant'Aniello e Perina che è arrivato quest'anno. La classifica, invece, abbiamo... Beh, vedere questa classifica fa ben sperare. Guarda, avrei quasi quasi messo la Turris al primo posto. Io e Sabbia... Un po' scaramantici. Juve Stabia 3, Turris a 3, Taranto a 3, Latina a 3, a 3 anche Potenza, Crotone, Giuliano, Picerno. Poi l'unico pareggio che c'è stato, che è Messina-Cerignola, quindi tutti 2-1. Mettiamo a 0 naturalmente chi non ha giocato ancora per prima, Monopoli e Casertana. Poi vabbè, a 0 anche Brindisi, Sorrento, Catania, Francavilla, Benevento, Monterosi e poi Avellino e Foggia. Le più grandi delusioni sono lì sotto, però. La prima giornata, anche se per così dire pleonastico dirlo, però la prossima partita sarà tra due squadre in vetta alla classifica, Crotone Turris, vabbè dai, godiamoci, esatto. All'inizio e insomma speriamo che si prolunghi il più possibile questa vetta. Poi abbiamo detto ci sarà il Sorrento in casa, quella sarà la prossima partita a Liguri, quindi insomma speriamo che l'onda di entusiasmo, ecco, si protragga fino a Crotone, in modo da viverne il rimbalzo, l'eco ancora diciamo a lungo fino alla terza partita, la seconda in casa appunto con il Sorrento. Prima di salutare ricordiamo che la Serie C questa settimana gioca a differenza della Serie A, infatti la Turris sarà in scena a Crotone domenica sera sempre alle 20.45. Domenica 10 settembre alle 20.45. E poi la domenica successiva in casa con Sorrento. Concedi di ringraziarti per la presenza questa sera. Ma ringrazio io te insomma per la tua competenza e per essere qui con me in questa avventura che abbiamo appena iniziato e che speriamo porti fortuna alla squadra corallina e a tutta Torre del Greco. Ringraziamo anche tutta cosa c'è dietro Vesuvio Live, il direttore, se tutti quanti, soprattutto la nostra voce fuori dal campo che ci sopporta e supporta. buonasera a tutti. Ciao Giuseppe Mennella. E allora ci vediamo settimana prossima, stesso orario, speriamo di commentare un'altra dita incrociata, un'altra grande non diciamo nulla e ci rivediamo sempre lunedì, sempre alle 9, sempre su Vesuvio Live. Buonasera a tutti.